Signori, buongiorno, sono ancora io, Giorgio Bracardi, è superfluo dirlo, oramai sono di casa. Oggi parleremo di un signore, un certo Tullio Abate, siciliano che vive da qualche anno a Roma. Chi è questo Tullio Abate? Beh, è uno che fa lo scrittore, dicevo, però vende poco. Sa, uno scrittore dovrebbe vendere al minimo 100.000 copie al libro, per incominciare, se no se ne vende di meno, acqua minerale e il panino e basta, no? Insomma, se mangia poco. Scusate questa. Però lui ambisce a fare il regista di televisione, televisivo, insomma, e scenografo, tutto quanto, insomma, gli piace lo spettacolo, ma non funziona. E poi lui ambisce a fare la Elsa Maxwell. Insomma, quelli anziani come si ricordano chi era Elsa Maxwell, era la pettegola di Hollywood, era una donna temutissima, che tutti ambivano a diventare a farsela amica, perché questa pum pum colpiva sui quotidiani, era una donna terribile. E lui vorrebbe fare questo, imitare la Elsa Maxwell, va in televisione, però si rende antipatico, non sa, no, insomma, non ha la classe di questa grande giornalista americana, ma non ha la classe, non ha le capacità. E allora, insomma, lo chiamano una volta, poi non lo chiamano più, quindi si trova in difficoltà. A me mi ha fatto un brutto scherzo. Che scherzo ha fatto? Un giorno mi ha telefonato, ha detto: Giorgio, andiamo a casa d'amici che io faccio la regia, noi facciamo uno spettacolo. Dico: sì, guarda, Tullio, però a parte che poi non lo metti sul web. No, non ti preoccupare, sono cose private, non si fanno. Io te l'ho avvertito prima e tu poi dopo decidi di metterlo sul web e hai tradito la fiducia di un amico, no? E allora io ho tutto il diritto di risentirmi di questo, ma voi lo potete vedere perché va in onda, è una schifezza. È una schifezza. Lui ha fatto regia, testi, tutto quanto, e io sono con una parrucchetta in testa che mi ha dato lui, eccetera, eccetera, e faccio delle cose così, insomma, una specie di tutto improvvisato, tutto, ma su indicazione sua, un disastro. E lui lo ha messo, molto carognescamente, lo ha messo in onda e sbagliando. Allora io devo rispondere, state attento a questo. Allora, lui mi ha tradito, questa cosa è di 2 o 3 anni fa, e in trasmissione, è orribile, orrenda. Allora, tu a me non mi fai nessun del male, te lo fai da solo, perché la gente sa che questo l'hai creato tu come regia e come testi. A me mi conoscono, sanno chi sono, Bracardi, 11 anni di alto gradimento, insomma, e poi che ne so, quelli della notte, Sette Folli, Chiappa la Chiappa, spettacoli con la Racanà, insomma, la gente mi stima molto e mi ama moltissimo, al contrario di te. Tu ancora non hai trovato la tua strada, non sai cosa fare. Ti hanno licenziato dal Fatto Quotidiano dove tu lavoravi e quindi tenti di fare televisione, di fare lo spiritoso, ma non sei inadatto a fare televisione perché sei antipatico, capito? Io invece sono l'opposto di te, io sono simpatico e bravo, tu sei antipatico e non sei bravo. Allora io ti consiglio una cosa di fare. Prenditi la licenza come tassista. Guarda, tassista è un bellissimo mestiere, è una professione indipendente, se solo non hai padrone, non hai qua, guadagni bene, è un mestiere molto molto bello. Io ti consiglio di fare questo, ma non fare il regista e l'autore di testi, eccetera, eccetera, perché è un mestiere che non ti appartiene. Allora io mi scuso con il pubblico, quella cosa che voi vedrete, io al pianoforte che canto, Mattarella, il Presidente della Repubblica, è tutta cosa indicata da lui. Un disastro, ma io l'ho fatto perché sapevo che doveva rimanere nell'ambito nostro. No, lui l'ha messo in onda e questo ha fatto una carognata. Questa carognata, caro mio, ti si torce contro, perché la gente riconosce quello che faccio io e riconosco e riceve quello che fanno i cialtroni. Ti saluto, caro Abate.